Domenica 9 settembre, seconda prova di qualifica per i poliedri di 2 anni, 1600 metri. Ramses, Gaetano Carro, Ravengelon, Pietro De Muro, Rassin, Lamberto Guzzinati, Roberta Zac, Marcos Morgon, Rochelle Zi, Santo, Mollo. Si ritrae dal Ravengelon per il comando Rassin e Roberta Zac. Ma poi i rivali che rientrano, si ritrae Rassin dall'esterno, Rochelle G passa avanti a Ramses, tanto in coda sbaglia il numero 4 Roberta Zac, in seconda posizione il 2 Ravengelon, in terza il numero 1 Ramses, in quarta il numero 3 Rassin. 14-9 per il lancio, cavalli in fila indiana, al comando il numero 5 Rochelle G, alfiere di Mario Abbagnale per il training e la guida di Santomollo, in seconda posizione il 2 Ravengelon del nostro signor Jean-Paul Nortan, alla guida Pietro De Muro, 32-5 il quarto iniziale, alla media di 1,21,3, occorre accelerare perché il test si supera al massimo con il ragguaglio di 1,21, tanto 46,3 per i 600, quindi la media è decisamente, il ritmo è decisamente aumentato con Rochelle G che continua avanti a Ravengelon, in terza posizione il numero 1 Ramses, quarta all'esterno il numero 4 Roberto Zac, 30 netti la seconda porzione, 1,025 gli 800 alla media di 1,181, continua a migliorare Roberto Zac che si affaccia in terza posizione, 17,7 per il giro di Rochelle G. Continua al comando Rochelle G, in seconda posizione passa Roberta Zacca, in terza il 2 di Ravengelon, poi all'esterno l'1 di Ramses, in coda resta Rassin, 36 per la terza frazione, con Rochelle G che continua all'avanguardia e così all'ingresso in dirittura, dopo i tre quarti di miglio completati alla media di 1,17,6. All'avanguardia Rochelle G, in seconda posizione Roberta Zacca, come dire, Mollo Smorgon, il duello ennesimo, ma nel finale passa Roberta Zacca su Rochelle G, per la terza recupera Ramses al largo. 31,4 il quarto conclusivo, 2,04,5 il tempo totale, media al chilometro di Roberta Zacca, 1,17,8.